Se volete il ritorno della frutteria, ma soprattutto se volete che questa serie continui, dobbiamo raggiungere un obiettivo. 5.000 mi piace su questo video entro la mezzanotte. Ragazzi, conto su di voi, stiamo parlando di una delle serie più belle che ho mai fatto. Ci tengo. Massimo supporto, vai col video e buona visione. Porto, no porco, Atalanta e Inter, ragazzi, tra Serie A e Champions League ci abbiamo tre partite veramente importantissime. Ciao bella a tutti da me, se vi siete persi tutti gli episodi precedenti siamo alla seconda stagione di Diventa un Mito, la mia personale carriera giocatore su PES 2020, cliccate qui sulla i in alto a destra, recuperate tutto e dopo tornate qui. Mi raccomando, un mi piace di supporto per far continuare questa serie. Servono 5.000 mi piace entro la mezzanotte per farla continuare. Iscrivetevi anche al canale se non siete ancora iscritti e attivate anche la campanella, soprattutto per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Se no, ragazzi, non vi arrivano i nuovi contenuti se vi iscrivete senza attivare la campanella. Dovete attivarla cliccando tu. E passano l'aereo. Dovete cliccare la campanella e poi attivare tutte le notifiche, appunto per ricevere tutti i miei nuovi contenuti. Detto questo, guarda che roba, guarda, diventa un mito. Nell'ultimo episodio il buon Fabio ha fatto un macello, ma adesso the show must go qualcosa, perché ci abbiamo un'importantissima partita di Champions League. Prossima partita, io sono ancora alla ricerca del primo gol in Champions League. Ragazzi, finora non ci sono riuscito e non mi credeva nessuno. Sapete qual è la mia paura adesso? È che è qualche giorno che, perché l'ultima volta ci ho giocato Fabio, io è parecchio che non gioco a Diventa un Mito. Nel frattempo mi sono fatto le live, ho fatto le partite online. Un conto è giocare con un solo calciatore e un conto invece è giocare a PES con tutta la squadra. Mo devo ritornare a giocare solamente con un calciatore. Vediamo quello che riesco a combinare. Cercherò di fare la massima attenzione. Lo vedo un po' arrabbiatino il signorino, eh? Cosa c'è che non va? C'hanno paura di non qualificarsi? Adesso vediamo cosa accadrà. Ma io ripeto, farò del tutto, ragazzi, del tutto. Ecco, vedi, già stavano allo sbaraglio. Va bene, facciamo attenzione. Il pressing, ragazzi, deve essere una cosa fatta, sapete come? Cioè, proprio a punti ritin, tin, 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 tin. Non lanciate. Ecco, subito, partito il primo lancio inutile. Il T. Ecco, te pareva. Gli ha dato fallo. Gli ha dato fallo. Ci metto il... No, ragazzi. No, ragazzi, che me son mangiato. Non te la dovevi mangiare. Come hai fatto a mangiarti questa occasione a calcio d'angolo? Ma te sei mangiato un'occasione veramente d'oro. Gold occasion. Gold occasion. Questa è una schifezza. Credice, credice, credice! Mamma mia, raga. L'opportunità di... Oh, no! Un altro palo, non è possibile, raga. Ho piano due pali. Ho piano due pali. Ah. Finisce il primo tempo, ragazzi. Cioè, abbiamo giocato... Ah, raga, abbiamo giocato solo noi. Ah, raga, abbiamo giocato solo noi, stiamo a fare un partitone. Mo questi al primo tiro, preparatevi che ce purgano, ma sicuro. Dai, porta vuota! Dai! Dai! Credice! 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 El Gabon! Sì! 1-0! Oh, al minuto 66, quasi al minuto Gabbomen. Ragazzi, ci ho creduto. Mi hanno fatto un'imbucata pazzesca e l'ho dovuta solo piazzare lì, dove non batte il sole. Quindi 1-0. 1-0 sarebbe una vittoria importantissima in ottica qualificazione per gli ottavi di Champions. Scaccolo a vesce. Va bene, non ci frega niente. Cerco un tiro, ma era troppo, troppo caccolino. Ragazza, ma so portata a casa perché l'ho fatto io il gol. Il gol più importante.
il gol più importante, perché mi sa che siamo addirittura qualificati, se non sbaglio. Ragazzi, non hanno fatto un tiro in porta, non gli abbiamo concesso un tiro in porta, un partitone. E adesso ce ne possiamo andare avanti, ma ragazzi, ci siamo qualificati, perché sono 5 partite e la sesta ce la dobbiamo giocare con il Marsiglia, quindi Lecce addirittura agli ottavi di Champions League. E andiamo avanti perché non è finita qui, ma ragazzi, inizio a diventare veramente forte e me ne rendo conto. Stavo a palla a quella partita e si è visto, c'avevo il... come si dice, il morale alle stelle. E va bene, adesso abbiamo l'Atalanta, quindi preparatevi, menù giocatore, messaggi, giocherai sicuramente titolare, va bene così? Sì, ci siamo, siamo collegati assolutamente dallo stadio di Via del Mare e do il via all'azione come sempre, tranne l'ultima volta che ha dato Fabio. Si è inventato un gol pazzesco. Ragazzi, si è inventato un gol pazzesco. Sti gol ogni tanto mi riescono pure a me. Spizzico all'indietro. Che gli fai là? Ma che gli fai là? Ma che gli fai là? 1-0 per loro. Dai, credici! Non ci ha creduto, raga. Non ci ha creduto. Mamma che ci ha parato! Ha fatto una parata pazzesca. Ma una cosa di quelle pazzesche barra esagerate. Ho tentato un tiro, ma ragazzi. Ma che c'hanno? Ma che c'hanno? Non se piano, regà, non se piano! Non se piano! Tu zia, qua pelata! Pure tu sorella, tu nonna, tu madre! Tu cugina! Non se piano, eh? Non se piano, l'appressavo, spippiri pim 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 pim, niente, a duda piazza, 2-0 per loro. Mamma mia, regà. No, questi scambiano come... Ma a momenti ne fanno un altro, questi scambiano come nulla fosse. Due tiri abbiamo fatti, regà. Che vedoti? Stanno a giocare in una maniera di quelle sconfortanti. Niente, non gli si riesce a levare, ce l'hanno collata ai piedi. Tutto aperto. Niente, questo fa il terzo. A regà, ci stanno a più pallonate, a regà. Ecco, segnato, ma era fuori gioco. De quanto? Sì, sono partito prima dei 20 minuti, regà. Qua. C'è stava quello, ci doveva semplicemente annanci annato. Guarda. Tutto solo, raga, vai. Mamma, sei magnato. Sono allibited. Ma ited. E la chiudono qui. Ragazzi. Cominciata male e finita peggio. 3-0 per loro. E in campionato... Non ti abbiamo fatti, ma... Hanno creato molto più di noi. Sono stati... Cioè... Incisivi al 200%. Ogni palla è... Bim 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 bim. Siamo a meno 6, ma il problema è che adesso abbiamo l'Inter da affrontare. Il Gabon ancora a 81. E che dati, vai. Miglior calciatore dell'anno per Messi. E io no. A quanto pare no. E posso assicurare una cosa, che ci arriviamo tutto quello che è nostro. Eccolo. Chiudi. Parata. Alisson para. Bravo, azio, bravo. Proviamoci contro Godin. Mamma mia! Ancora! Sì! 1-0! 1-0, ragazzi! Ma si vede che la velocità, lo sprint, ragazzi, non ce l'ha fatta contro di me! E il Gabon la piazza! Aia! L'ho fatto male! Ah. E il Gabon la piazza! 1-0 contro l'Inter. Contro l'Inda. Cosa? Inda. Non avanti. Che razza di parata che ci ha fatto Gabriel, regà. Ah no, è vigorito. Va bene, è uguale.
Eccolo. Mamma che ha salvato sulla linea. Ancora Lukaku. Dacci sua, che razza di ciabatte che c'ha questo. Il pareggio, ragazzi. Ma che bravo, ma che bravo che non sei Gabriel. Non riesci tu ad arrivare più di tanto. Non riesci tu. Ma chi l'hai data che stavo là? Ti chiedete palla? Te tiravo una ciabatta che te la scordavi per quanto era forte. Eh? Eh? Non ho finta di niente, va. Andiamo al secondo. Dai che gliene faccio un altro così, proprio a bruciapelo. Dai. Mamma mia! Sul mio assist! Piatov porta loro! Se so comprati Piatov! Me ne sono accorto mo, all'ottantesimo me ne sono accorto, va bene! Forse! Forse! Mamma mia! Mamma mia! Dai! L'ha presa! Stiamo a giocare meglio, regà! Stiamo a giocare meglio, regà! Non un ottimo, non un buon bottino in campionato, perché nelle ultime due un solo pareggio. Abbiamo recuperato qualcosa poi in termini di tiri, però è finita sul punteggio di 1-1. Migliore in campo Gabbomen. Mi aspettavo contro l'Atalanta, non dico una vittoria, ma almeno un pareggio. E niente, in classifica probabilmente siamo fuori dalla zona Champions, ragazzi. Milan a 31, Roma a 30, Napoli, Juve e Inter a 29, Lecce e Bologna a 24. Una classifica stranissima. Ma andiamo a guardare anche ancora 81 di overall, la classifica gol e assist in Serie A. E anche se volete... Ecco, cominciamo bene. Che trittico. Juve, Marsiglia e Lecce. Ma va bene così. Menù giocatore. Scenderai in campo, però la prima punta ce ne frega niente. Database info. Partirei dalla Champions League. Anzi no, partirei dalla Serie A. Facciamo classifica assist e andiamo a guardare, perché Gabbomen rimane a 3, Biglia a 9. Per quanto riguarda i gol, speriamo bene, speriamo bene. Mamma mia ragazzi, ma Ibrahimovic tiene il passo. Andiamo in doppia cifra, quindi 10 gol, 9 Ibra, Dzeko, Dybala e Belotti a 8 e via via tutti gli altri. Per quanto riguarda la Champions League, molto rapidamente ve lo faccio vedere solo perché magari la curiosità vi assale. Classifica gol, l'ho fatto uno solo. C'è Sterling a 5, io do sto, io non ci sto proprio perché ne riporta massimo 2. Minimo 2, scusate. E classifica assist non credo di esserci. C'è Saponara a 2, il massimo è 4, Rakitic. E non ho fatto assist, ragazzi miei. Detto questo, io vi invito a lasciare tantissimi mi piace su questo video. Arriviamo almeno a 5.000 mi piace entro la mezzanotte, se volete che la serie continui, se volete un nuovo episodio. Tutti i miei profili social li trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Vi ricordo che ho aperto anche un secondo canale, vi lascio il pallino qui del secondo canale, andatelo a cercare. Contenuti diversi rispetto a quelli che porto qui, ma secondo me possono interessarvi e non poco. Contenuto consigliato del secondo canale. Questo è il mio primo canale, dove state adesso in questo momento, dove state visualizzando questo video, iscrivetevi, contenuto consigliato. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Se volete la frutteria, se volete che torni la frutteria, ragazzi, tanti mi piace su questo video. Detto questo, l'avventura continua. Tra alti e bassi, vabbè, ciao!